Bilancio molto positivo di queste due giornate, con il clinic nella parte finale che ha visto la presenza di 220 allenatori e istruttori mini basket, più la presenza molto importante e numerosa degli arbitri, preceduta da allenamento di una selezione 99-2000. E il bilancio è molto positivo perché sia ieri che nella giornata di oggi a Massafra abbiamo fatto un lavoro per ruoli tra interni ed esterni. Questa regione, che è una regione molto importante per il movimento cestistico italiano, ha fatto sì e mi ha fatto vedere che ci sono giocatori che sono migliorati, c'è una cultura degli allenatori che si sta espandendo ed è molto importante perché vuol dire che i formatori stanno facendo un buon lavoro sul territorio. C'è una grande affluenza ai nostri centri tecnici federali in Puglia, quindi vuol dire che tutto lo staff, dal formatore mini basket al preparatore fisico al formatore CNA, sta lavorando benissimo, oltre al nostro RTT Alessandro Lo Tesoriere, per dare quell'imprint a questa regione che ha sempre dato buoni giocatori, è sempre stato al centro dell'attenzione per quanto riguarda delle squadre di club ed è stata sempre una regione che, man mano che sono passate le stagioni sportive, ha sempre fatto sì che ci fosse sempre un incremento maggiore di società che si sono messe in evidenza per il loro settore giovanile.